Un ritorno ragionato alla situazione preemergenziale è l'obiettivo delle nuove linee di indirizzo elaborate dalla Regione per gli ospedali veneti, in modo da far ripartire le attività ordinarie durante la fase 2. Ecco alcuni dei punti salienti. Quindi rivediamo tutto il discorso degli accessi negli ospedali. Gli accessi sono presidiati da personale sanitario che deve accurarsi di chi entra all'interno dell'ospedale con gli accorgimenti che oggi sono previsti, quindi misurazione della febbre e dispositivi, quindi guanti e mascherine. Ogni singolo ospedale sarà dotato di mascherine per i visitatori, se non arrivano con la mascherina da casa, e sono le mascherine che ci vengono consegnate dalla Protezione Civile, quelle a Montrasio. Le visite saranno solo su prenotazione, su appuntamento e su prenotazione, dilazionate, quindi ogni 15 giorni, ogni 15 minuti, con la possibilità che le persone arrivino solo con un accompagnatore. Altrimenti la persona dovrebbe arrivare in ospedale per la prestazione da sola. Prima di qualsiasi ricovero, quindi sia i ricoveri programmati, sia i ricoveri di emergenza urgenza che arrivano al pronto soccorso, predisponiamo il tampone. E nel mentre che la persona aspetta l'esito del tampone, non sarà mandato in reparto, ma prevederemo degli spazi isolati per avere l'esito del tampone. Lo stesso per gli interventi chirurgici programmati. Gli interventi che sono programmati, chiaramente la persona che ha un intervento chirurgico sarà chiamata un giorno prima per fare il tampone, sì, ci sarà l'esito del tampone e poi l'intervento programmato. Nel frattempo si stanno riprogrammando le visite annullate in queste settimane, ricorrendo anche, dove possibile, opportuno e tecnicamente fattibile, alle prestazioni ambulatoriali a distanza. Intanto cresce ancora il numero dei decessi in provincia di Belluno, siamo a 73. Le persone attualmente positive sono 664, con 48 pazienti ricoverati all'ospedale di Belluno, 6 dei quali in terapia intensiva. Oltre 1.200 persone invece sono in isolamento domiciliare.